Bentornati a tutti i telespettatori di Class NBC, torniamo al nostro approfondimento sulle solite materie prime in compagnia come sempre dello specialista Giancarlo Dall'Aglio di CommoditiesTrading.it. Buongiorno Giancarlo, mi senti? Buongiorno Emeric, un saluto a tutti. Allora, torniamo alle nostre solite materie prime, caro Giancarlo, cominciamo ovviamente con il petrolio. Sì, ulteriore spinta rialzista per il petrolio anche nella giornata di ieri, dopo un paio di giorni di correzione sul finire della scorsa settimana, in completa decorrelazione con l'azionario americano, insomma, che un po' ha sofferto nei giorni scorsi, soprattutto il Nasdaq, soprattutto il settore tech. Sul petrolio si attende a questo punto il prossimo meeting dell'OPEC del 4 marzo, si vedono ancora divergenze tra Arabia Saudita e Russia, ma l'elemento propulsore per il petrolio viene sicuramente dalla ripresa economica che, insomma, sta caratterizzando soprattutto gli Stati Uniti, in Europa sicuramente meno. Gli Stati Uniti sono stati molto veloci a recuperare, guardavo i dati l'altro giorno delle vendite al dettaglio che addirittura hanno superato con l'inflazione inglobata i numeri massimi dell'inizio del 2020. E ci si aspetta che ricominci forte la domanda per il petrolio, soprattutto domanda che dovrebbe arrivare in caso di successo del piano vaccinale massiccio che si sta implementando in tutto il mondo, dovrebbe riportare alla normalità e a quindi di nuovo a viaggiare, ai trasporti aerei, ai trasporti massivi di merce e quant'altro. Goldman Sachs dice che il prezzo del petrolio salirà ancora e ha un target intorno ai $75 per barile. Questo sicuramente per i miglioramenti importanti che si attendono sul lato della domanda, ma anche per i forti interventi che ci sono stati dal lato dell'offerta, per esempio i tagli unilaterali dell'Arabia Saudita, 1 milione di barili al giorno, ma anche il fatto che gli americani mantengono bassa la produzione rispetto all'inizio dello scorso anno. E quindi tutti questi elementi combinati, oltre all'aspettativa di aumento di inflazione, portano a un grafico che sta diventando, nella sua espressione, quasi parabolico. Insomma, non sembra di vedere il petrolio, ma qualche altro asset di aziende ad alta crescita, ce ne sono tante in questa fase, oppure un grafico di cripto. Insomma, è una spinta che va avanti dallo scorso novembre e per il momento non si è fermata, anzi c'è stata ulteriore accelerazione ogni volta che ci sono state nuove riunioni da parte del cartello arabo dell'OPEC e unitamente anche all'intervento della Russia, che vuole prezzi più alti e contemporaneamente però vuole aumentare la produzione. Insomma, stanno un po' qui i contrasti fra i due leader, Arabia Saudita e Russia, insieme al terzo leader che naturalmente è quello degli Stati Uniti. Questo è per quanto riguarda il petrolio. Andiamo sul natural gas che in questo momento sta girando in positivo dell'1,75% a 2,84. Prego. Sì, il natural gas ha avuto delle giornate di ribasso molto importanti, soprattutto sulla scadenza marzo, insomma, che è stata assoluta protagonista la scorsa settimana. Questo grazie al freddo record che aveva caratterizzato soprattutto gli ultimi 10 giorni, fino diciamo a mercoledì giovedì scorso. E che aveva portato anche a difficoltà in Texas. Lì ci sono state difficoltà di produzione anche del petrolio, infatti insomma si è ripercosso nei prezzi, ma naturalmente anche un aumento della domanda esponenziale per il gas naturale, con la possibilità, avevano paventato in Texas, di razionamenti dell'energia elettrica. Questo per il freddo intenso che aveva tagliato come una lama gli Stati Uniti la scorsa settimana. Le previsioni poi sono migliorate, dando temperature sopra la media nei successivi 10 giorni, e immediatamente i prezzi sono calati. Il 3,2-3,3 della scadenza marzo ha subito fatto da resistenza e poi i prezzi si sono ridimensionati. Tra l'altro avevamo raggiunto dei picchi di volatilità implicita
molto importanti sulla scadenza marzo, addirittura superiori al 100% verso metà della scorsa settimana. Da giovedì in poi i prezzi hanno cominciato a calare, siamo già sulla scadenza aprile, perché insomma ormai il focus è sicuramente sulla prima scadenza primavera-estate di quest'anno. La mia idea è che se i prezzi correggessero un altro po', poi si potrebbero fare degli ottimi interventi al rialzo, perché ricordiamo che la domanda di gas naturale è attesa in rialzo nel medio-lungo periodo proprio a causa dell'abbandono progressivo di determinate fonti fossili e insomma dell'utilizzo di fonti un po' più pulite. Il gas naturale è sicuramente meno inquinante rispetto al petrolio, quindi le politiche americane, ma devo dire anche cinesi, vanno in questa direzione. Allora Giancarlo, dobbiamo parlare di materie prime, e se non ricordo male tu non avevi un compitino da portare a termine dalla settimana scorsa? Lo stagno? Allora, sì, l'hai fatto? Sì. Sei andato a vedere un po' nel dettaglio? Ah, magnifico! Assolutamente, ne abbiamo anche parlato, la nostra redazione di commodities-trading.it molto pronta. E ti dico che sullo stagno c'è un aumento della domanda che si è verificato negli ultimi mesi, un po' come quello dei chip. Sai che i computer non si trovano, hanno visto i loro prezzi aumentare, perché il modo di vivere e di lavorare è radicalmente cambiato. Da marzo dello scorso anno si è andati verso il cosiddetto smart working, il telelavoro, il lavoro fatto dalla propria abitazione, e quindi c'è necessità di avere apparecchi tecnologici, computer portatili soprattutto. E lo stagno serve per fare le saldature nella banale tecnologia. E quindi grande aumento della domanda, grande deficit per quanto riguarda l'offerta, le scorte, e presso il London Metal Exchange, l'LME di Londra, i prezzi dello stagno sono aumentati del 25% nelle ultime settimane e attualmente scambiano al massimo degli ultimi 9 anni, circa $25,000 per tonnellata. Ovviamente parliamo sempre di commodity di nicchia, di commodity su cui è a mio avviso davvero pericoloso fare degli ingressi a livello di trading, è un mercato per specialisti, anche se esistono dei future quotati appunto a Londra su questo mercato. Ma scusa, il grafico che vedo caricato sul pezzo dello stagno, sì, del tuo sito commodities-trading.it, sì, che invito insomma i telespettatori interessati ad andare a vedere, questo grafico qua, ma questo spike qua è il prezzo dello stagno? Fammi capire, biggest backwardation. Sì, no, questa è la backwardation, cioè praticamente il premio del future frontale, la prima scadenza, rispetto alle scadenze successive. Quindi, ma come mai questa chiaramente seguiamo poco questo mercato? Però, questa è la domanda. Sì, sì, sì. Questo è il grafico dello stagno che è arrivato in dollari per tonnellata su livelli altissimi, 4.500, leggo qui. In realtà sì, il prezzo dello stagno è al di sopra dei $25,000 per tonnellata, quindi molto 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 elevato. Sì, quello è uno spike che indica come, chiaramente è un grafico di lungo periodo che ci fa vedere come nell'ultimo anno, diciamo, i prezzi siano assolutamente andati su a livello parabolico. Cioè non si trova stagno per fare le saldature, come non si trovano chip in circolazione. Ci sono molte aziende, anche nel settore automotive, che sono in grande difficoltà, perché naturalmente c'è tutta la componentistica elettronica di comfort e di sicurezza che deve essere implementata, e quindi manca il materiale. Oggi comprare un computer portatile costa quasi il doppio rispetto a 12 mesi fa. E sappiamo che invece il trend era completamente opposto fino a un anno fa, cioè noi a fronte di un miglioramento della tecnologia vedevamo prezzi sempre in discesa, costantemente in discesa. Nell'ultimo anno è successo esattamente al contrario. Va bene, allora questa era la parte diciamo extra. Senti, abbiamo
3-4 minuti adesso. Di cosa parliamo? Delle cose più interessanti, prego. Sì, guarda, allora andrei a vedere la soia, Emeric, che è molto interessante, la stiamo seguendo da qualche settimana, come sai, stiamo facendo degli update sui prezzi e sai che sulla soia si era formato un triangolo simmetrico che stava comprimendo la volatilità e i prezzi. Avevamo anche detto che la possibilità di una rottura rialzista c'era tutta e in effetti c'è stato nella notte di martedì, fra lunedì e martedì, una rottura al rialzo di questo mercato. Questa mattina, nella mattinata europea, sono stati superati anche i massimi relativi dell'inizio del 2021, siamo sopra 1440 e sì, e quindi il motivo è la ripresa dell'import probabile da parte della Cina. Ricordiamoci che veniamo fuori dal periodo di festività legato al Capodanno cinese, ma adesso nasceranno nuove certezze. Il secondo elemento è quello del raccolto brasiliano, su cui si prevede un nuovo ribasso delle proiezioni di raccolto grazie alle, o per colpa, delle condizioni avverse del meteo, e infine la questione legata alle scorte finali americane. L'ultimo dato parlava di 120 milioni di bushel, un rapporto fra scorte ed utilizzo simile quasi a quello del 2013 con i prezzi record della soia, e quindi la mia idea, lo ribadisco, è che questo mercato possa, se si verificano tutte queste condizioni insieme, raggiungere i 1500, quota 1500 nelle prossime settimane. Staremo a vedere come si evolverà ulteriormente la situazione. Sicuramente nelle ultime tre sessioni abbiamo visto una forte spinta propulsiva, i rialzisti hanno battuto i ribassisti che pure stavano cercando di riportare il prezzo indietro. Altra situazione interessante c'è sul caffè, passando ad un altro settore, perché sul caffè c'è la probabilità di vedere un deficit di produzione quest'anno, dopo diversi anni di surplus di produzione da parte del Brasile. L'inizio della maturazione del raccolto non è andato granché, le proiezioni sono state riviste al ribasso e quindi i prezzi sono esplosi nelle ultime sessioni al rialzo. Naturalmente ci si attende anche un forte aumento della domanda, soprattutto dall'Oriente. E poi, visto che abbiamo poco tempo, saltiamo anche sul settore dei metalli, perché sui metalli stiamo seguendo il platino, continuiamo a farlo, ritracciamento nelle ultime sedute, ma il trend rimane ancora rialzista. La mia idea è che questa possa essere una pausa in un trend rialzista che potrebbe continuare, pesa anche sicuramente il ritracciamento del settore tech del mercato azionario, soprattutto americano, ma insomma il platino viene utilizzato nella componentistica, nell'automotive, per le marmitte catalitiche, è molto più conveniente rispetto al palladio, e quindi se ci si mantiene sopra questi livelli direi che il rialzo potrebbe continuare non appena riprenderà quello del mercato azionario e delle varie Tesla e simili. Se vuoi andiamo a vedere per concludere l'oro, che insomma è sempre di grande interesse, perché invece l'oro rimane il più debole fra i metalli. Il rame è andato a fare nuovi massimi, il platino è in una pausa di riflessione, l'argento è molto ben impostato, quello che è messo peggio in questo momento è l'oro. Stanno aumentando i tassi di interesse sui titoli di Stato americani, anche molto rapidamente, nonostante le rassicurazioni di Powell fatte anche al Congresso americano. Insomma, ha spiegato che le banche centrali oggi sono in grado di contrastare un aumento molto rapido dell'inflazione, però sull'oro si verifica che arrivano dei travasi dal metallo giallo, che non ha rendimento, a un rendimento che comincia ad essere interessante, siamo all'1,40% per quanto riguarda il decennale americano. Ovviamente nel medio periodo resto dell'idea che l'oro possa essere di nuovo acquistato, soprattutto se le aspettative di inflazione si mostrassero esattamente per quelle che sono le proiezioni, cioè addirittura si parla di un 3% possibile di inflazione.
Grazie mille al nostro Giancarlo Dall'Aglio per farci ogni settimana la panoramica sulle materie prime. Grazie mille Giancarlo, alla prossima. Grazie a tutti voi, un saluto. Terminiamo dunque qui il nostro approfondimento legato alle commodity, andiamo in pausa, al volo il Forex Update e poi cominciamo con un'analisi tecnica. Andrea Cartisano con noi.